porto sepolto, vi arriva il poeta e poi torna alla luce con i suoi canti e le disperde. Allora, dovete sapere una cosa. Nel mare antistante Alessandria d'Egitto vi è, sul fondale, un porto sepolto. Questo per Ungaretti diventa un simbolo. Abbiamo detto che c'è un simbolismo, non così marcatamente analogico come nel sentimento del tempo, ma c'è un simbolismo anche nell'allegria. Addirittura la raccolta dell'allegria all'inizio si intitolava Il porto sepolto, cioè aveva preso il titolo dal titolo di questa poesia. Si va giù, ci si immerge con un subacqueo, si va a visitare questo porto e poi si sale su con qualche bella cosa, per esempio una reliquia, non so, da prendere da questo porto. Il poeta più o meno fa una cosa del genere, scende nell'abisso di questo porto sepolto, dell'oscurità, della tenebra, e porta alla luce e disperde poi con i suoi canti quello che ha ritrovato. Il poeta quindi esprime la ricchezza che ha scoperto e scovato in questo porto sepolto. Di questa poesia mi resta quel nulla di inesauribile segreto. Nella poesia Al porto sepolto vi è un continuo alternarsi di qualcosa di positivo, che è risalire, per esempio. Si risale dal porto sepolto, si risale alla luce. Luce, parola positiva, ma posta in grande antitesi con l'oscurità del porto e con il nulla di inesauribile segreto. Cosa posso raccontare? Posso dire, posso esprimere una verità? Diceva in quegli anni più o meno Eugenio Montale, no, non chiederci la parola che mondi possa aprirti. Cioè, posso esprimere solamente un nulla, non la presenza, non una verità. Luigi Pirandello in quegli anni diceva, non c'è una verità da trasmettere. Si parte da questo. Si parte da questo nulla, da questa tenebra assoluta. Però attenzione, il punto per Ungaretti è completamente diverso, perché poi da questo nulla si risale. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.